Ecco qua, c'è Valentina. Valentina, buonasera. Il tuo audio è attivo. Se vuoi salutarci, se mi dai un feedback che ascolti e vedi abbastanza bene. Valentina. C'è anche Luisa. Vediamo. Luisa Allegretti, buonasera. Mi ascolta e mi Sì, vede correttamente? ciao. Sì, tutto bene. Lei è Luisa? Perfetto, Sì. ok, buonasera. Quindi quando vorrà intervenire, nei momenti in cui diamo la possibilità di aprire il dibattito, di intervenire, basta alzare la manina e avrà modo di intervenire. Ok? Perfetto, grazie mille. Dopo, Valentina, se vuoi farci sentire o farti... Pronto? Mi ascolti? No, Valentina non è in linea. Se c'è qualcun altro che vuole provare l'audio, anzi, innanzitutto provare l'uso della richiesta di intervento cliccando la manina che è un'iconcina piccola alla sinistra, su una colonna che c'è piccolina sulla sinistra del pannello di controllo. Pannello di controllo che per aprire, qualora non fosse già aperto, per aprire dovete cliccare la freccetta arancione che dovreste vedere sul vostro schermo. Valentina, ci senti e ci vedi bene? Puoi salutarci? Valentina? Aspettiamo ancora qualche minuto, ci sono molti ancora che devono collegarsi. Vi chiedo cortesemente di provare il tool della manina, in modo tale che possiamo, ecco, Maria Vittoria Gilari, se vuole provare, vedere se ci sentiamo e ci vediamo correttamente. Maria Vittoria? Buonasera, Ok. ci ascolta e ci segue correttamente? Sì, tutto bene. Perfetto, ok. Allora, quando vorrà intervenire, basta cliccare sulla manina e le daremo voce. Ok, a dopo, buon webinar. Buonasera a tutti, ancora qualche istante, ancora qualche minuto, man mano si stanno collegando i tanti che si sono iscritti a questo nostro webinar, al webinar di Artes Academy, poi avremo modo di presentarci, avremo modo di presentare la nostra relatrice, la nostra ospite che oggi ci racconta di come l'esperienza del restauro può essere una grande opportunità per il turismo in Italia. E, cortesemente vi chiedo di provare i tool del pannello di controllo. I due principali sono la chat che trovate in basso e che cliccando sull'iconcina, sulla freccetta, si apre e consente di digitare un messaggio e di inviarlo scegliendo con il menu a tendina le persone a cui volete inviarlo, se a tutti o solo all'organizzatore o all'organizzatore, all'esperto, al relatore di oggi, e poi appunto la manina, come dicevo prima, che cliccando la manina che è sulla colonna alla sinistra
del pannello di controllo che consente di poter intervenire via audio. Do la parola adesso a Tiziana, conferma se ci ascolta. Innanzitutto buonasera, se ci ascolta e ci vede correttamente. Buonasera, mi vedo e vi sento. Perfetto. Da dove è collegata lei? Quale città? Roma. Benissimo. Ok, e allora un buon webinar, quando vorrà, potrà appunto cliccare come ha fatto l'iconcina della mano e avremo modo di ascoltare la sua domanda, le sue riflessioni. Grazie, a dopo. Ci sono ancora, buonasera a tutti, ci sono ancora molti che devono collegarsi, aspettiamo ancora qualche minuto per poi iniziare e darò la parola all'esperta di stasera, vi presenterò un po' il nostro incontro che speriamo possa essere utile e interessante per ciascuno di voi che ci ascolta. Io sono Ettore Ruggero, avrò modo di presentarmi anche tra qualche minuto. E se ci sono delle domande, come dicevo, o se ci sono problemi, è possibile farcelo sapere utilizzando la chat e quindi inviando a noi come organizzatori domande o richieste di aiuto, ovvero se ci sono domande o questioni che possono interessare l'intero gruppo, è possibile digitare un messaggio e con il menu a tendina appunto scegliere che l'invio sia a tutto il gruppo. Ovviamente una volta digitato il messaggio c'è la modalità di invio. Ancora qualche minuto, si stanno collegando altre persone a cui do il buonasera, poi avremo modo di avviare ufficialmente il nostro webinar. Mi auguro che possiate ascoltarmi e vedermi correttamente. Consiglio di gestire il pannello di controllo alla destra del vostro video e la videata la videata qui mia e a momenti della relatrice in alto, in modo tale che abbiate lo schermo più libero possibile, il video più libero possibile per poter seguire le slide e i materiali. Buonasera a tutti, come dicevo è importante prima di avviare il nostro webinar di gestire il pannello di controllo, di aprirlo con la freccetta arancione e di metterlo alla destra del vostro teleschermo e di saper utilizzare i due tool principali che sono la manina, che è un'iconcina che è su una barra al lato del pannello di controllo, a sinistra del pannello di controllo, e poi la chat che consente di inviare messaggi che possono essere interessanti all'intero gruppo o agli organizzatori per riferirci se è tutto ok, se ci sono problemi, se avete problemi anche tecnici di ascolto e di visione e quindi ovviamente scegliendo dal menu a tendina se inviare agli organizzatori e agli esperti, ovvero all'intero gruppo, qualora sono messaggi che potrebbero interessare la nostra community di stasera. Se qualcuno vuol provare ad utilizzare l'icona della manina per chiedere di intervenire, così facciamo una prova
e anche ho qualche feedback da parte vostra che l'ascolto e la visione siano corretti. Laura Genovese, le do la parola. Buonasera, riesce ad ascoltarci e a vederci correttamente? Laura? C'è anche Sandra che ci ha chiesto di intervenire, vediamo se Sandra ci ascolta e ci vede correttamente. Vediamo Cosimo. Bisogna prendere un po' di confidenza con questi strumenti, ma poi vedete anche Nicoletta. Nicoletta, buonasera. Ti ascolta e ci vede correttamente? Hey. Mauro, faccio la cosa. E Cosimo? Sì, Posso? come cazzo devi fare? Laura ci ascolta? Può intervenire? Il microfono è acceso. Se vuole salutare e darmi un feedback, se mi ascolta e ci vede correttamente. Siamo? È qui con noi Maria Grazia Chirico che adesso dovrebbe collegarsi da Milano e quindi iniziamo anche se ci sono ancora molti che si sono iscritti che devono collegarsi, ma abbiamo un'ora di tempo, il tempo è prezioso per tutti, quindi avviamo questo nostro incontro. Attivo a telecamera. Sì, ciao, grazie, buonasera. Eccoti. Buonasera. Ok. Eccoci. Io E allora, io ho avuto penso un po' che di problemi. possiamo iniziare. Buonasera a tutti. Allora, a nome dell'Artes Academy e d'Italia Turismo Arte, cercherò in questa prima parte di presentarvi un po' chi siamo e cosa facciamo, ma dando immediatamente spazio poi a Grazia per raccontarvi della loro esperienza che ci consente di affrontare questo tema, il turismo salva l'arte in Italia, ovvero come attraverso le esperienze di restauro possiamo creare un movimento interessantissimo di turisti e di favorire l'incambio e la valorizzazione di un patrimonio che, come sappiamo tutti, è di grande interesse da parte dei turisti a livello mondiale. Chi siamo? Artes è un'associazione, Storie da vivere insieme, una rete di community locali per far crescere il turismo esperienziale in Italia. Cos'è il turismo esperienziale? È quello che sempre di più chiedono i turisti oggi, cioè del poter fare esperienze da vivere insieme, da vivere con le persone che sono parte del patrimonio culturale del territorio. Quindi l'obiettivo è fare sistema nei nostri territori, che sono, come voi sapete, differenti, molteplici e ognuno dotato di una particolarità e di una ricchezza unica e irripetibile, e quindi trasformare, le nostre passioni e i nostri territori in storie da vivere insieme. Artes propone un modello di turismo esperienziale e è quello che ci ha fatto incontrare anche con Grazia, che è la presidente di questa associazione,
Italia Turismo Arte, che è una rete di imprese specializzate nel restauro e che hanno ormai da anni sviluppato esperienze che, come vedrete, coniugano la loro passione, la loro professionalità, ovvero il restauro e più in generale l'arte, e con la fruizione turistica. Il turismo, come voi sapete, è un settore che non conosce crisi e quindi può essere una grande opportunità per tutti quanti noi, quella di lavorare professionalmente in questo settore e, come suggerisce il piano strategico del turismo del MIBAC 2017-2020, che vi consiglio assolutamente di poter incontrare una domanda che da parte dei turisti è cambiata. Oggi c'è un mondo che viaggia e c'è un mondo che chiede esperienze da ricordare e condividere. Possiamo essere all'altezza della nostra eccellenza. La cultura, l'arte sono elementi di forza dell'offerta turistica italiana, sono la prima caratteristica del cosiddetto country brand italiano e quindi noi vogliamo fare cultura di tutto questo e offrire la possibilità di conoscere delle esperienze innovative e di potersi aggregare nello spirito proprio della rete, del mettersi insieme, dell'attivare relazioni positive. Detto questo, siamo impegnati come Artes a creare nei territori professionisti, operatori per il turismo esperienziale e l'esempio di oggi è significativo di come tutto ciò, se incontra degli appassionati e dei professionisti in ambito del restauro, consente di attivare delle esperienze insieme. Do la parola a Maria Grazia per un breve saluto, una sua breve presentazione, in modo tale che poi entriamo nel vivo della nostra chiacchierata. Ciao, Grazia. Allora, buonasera a tutti. Io sono Grazia Chirico, presidente di Italia Turismo Arte, che è, come insomma, ha detto Ettore, un'associazione di imprese che operano prettamente nel restauro e nella conservazione dei beni culturali. Noi praticamente siamo restauratori da anni, abbiamo lavorato su diverse opere in diverse regioni, Marche, Umbria. E poi abbiamo, diciamo, creato in sinergia questa associazione riunendo le nostre forze e la nostra professionalità. All'interno della nostra associazione abbiamo poi pensato e valutato, anche in base, diciamo, alle tipologie di lavori e nel territorio dove operavamo, che era utile valorizzare maggiormente la ricchezza, diciamo, del territorio, sia in termini naturalistici, paesaggistici, che in termini chiaramente della valorizzazione del restauro e dei beni culturali. Da questo è nato il nostro progetto, che è quello che andrò, insomma, un po' a presentarvi questa sera, è quello praticamente del il restauro e il turismo salvano l'arte. Bene, allora grazie. Vogliamo partire facendo vedere ai nostri amici collegati, man mano se ne collegano altri, un saluto e buonasera a tutti. Come ho detto all'inizio, chi vorrà intervenire quando apriamo il dibattito, apriamo le domande, potrà cliccare sulla icona della manina e quindi potrà chiedere di intervenire e apriremo l'audio in modo tale che possa intervenire, tutti quanti possano ascoltare. La manina è sulla barra alla sinistra del pannello di controllo. Io vi suggerisco di tenere aperto sul lato destro del video in modo tale da avere tutto lo schermo per poter seguire le slide, che di volta in volta presenteremo e anche di poter vedere me, Grazia, così come mi auguro state facendo adesso,
gestendo la dimensione delle due videate con il vostro mouse e ponendo il visualizzatore di GoToWebinar preferibilmente in alto del vostro schermo, così da poter avere lo schermo libero appunto per vedere i filmati e le immagini che condivideremo insieme. Bene, detto questo, allora grazie. Io passerei con la tua presentazione e quindi magari attraverso qualche slide che hai preparato entriamo nel vivo di che cos'è Italia Turismo Arte e poi vediamo il filmato che incomincia a darci il flavor delle vostre tante iniziative che avete messo in cantiere. Allora ti do la presentazione. In modo tale da poterci illustrare le vostre attività. Mi scuso con i partecipanti perché ho un po' di raffreddore, quindi ogni tanto sentirete dei rumori strani, ma non vi preoccupate, insomma, no? Allora, partiamo dal progetto che è Italia Turismo Arte, quindi è un'associazione che opera nel restauro e nella conservazione di beni culturali. E in queste slide voi vedrete alcuni dei nostri lavori che abbiamo realizzato nelle regioni Marche e Umbria. Naturalmente il nostro, diciamo, progetto che stiamo presentando, che vogliamo presentare questa sera, riguarda prettamente quello che è il restauro, il connubio tra il restauro e il turismo. Questo progetto è nato dall'idea che un territorio come l'entroterra marchigiano, dal quale noi, la maggior parte delle imprese che sono iscritte nella nostra associazione, provengono, è un territorio abbastanza, soprattutto l'entroterra, ecco, sì, è un territorio abbastanza difficile e diciamo poco conosciuto. Ecco che noi abbiamo pensato di valorizzarlo e di renderlo un attimino più conosciuto e soprattutto riuscire a recuperare e restaurare le opere d'arte utilizzando anche il discorso del turismo. E questo l'abbiamo fatto anche seguendo, diciamo, la nostra idea che era quella di creare, quindi trovare in primo luogo le opere da cui restaurare, da restaurare, poi da lì partire e creare un tour intorno a quest'opera. Quindi praticamente questo nostro, diciamo, lavoro di restauro viene anche finanziato all'interno di quello che è il tour. Quindi il turista partecipa al tour, entra nei nostri laboratori, entra nei nostri, diciamo, cantieri, visita con noi e vive con noi alcune fasi dell'intervento di restauro. E partecipa economicamente diciamo, al finanziamento del restauro. Questo intervento porta anche naturalmente anche alla conoscenza, alla pubblicità, alla promozione, valorizzazione di quello che è un territorio e delle sue particolarità che vanno dalla natura, dal paesaggio, dalla neogastronomia, eccetera. E quindi diciamo che tutto intorno, diciamo, a quello che è il territorio, quindi il contenitore dell'opera d'arte, ne riceve benefici. Quindi naturalmente qui stiamo vedendo delle slide che sono relative a un nostro lavoro di restauro, cioè di un sipario del teatro di Civitanova Marche che abbiamo fatto, che però diciamo questo è un lavoro di restauro che noi abbiamo fatto, che è stato interamente finanziato da una fondazione, mentre diciamo che il progetto proprio di cui vi parliamo, vi stiamo insomma presentando la realizzazione questa sera riguarda tre territori in particolare. Uno nelle Marche, e quindi e da lì abbiamo praticamente
restauro degli affreschi all'interno di un castello e anche chiaramente la conoscenza del territorio e quindi anche, ecco, come vedete in questo slide, la valorizzazione e la promozione di quelli che sono i vini tipici, insomma, di quel territorio, dell'entroterra marchigiano. Poi l'altro progetto invece riguarda praticamente il territorio, la zona di Padova, quindi del Veneto, della regione Veneta, il restauro di un dipinto su tela. E quindi anche lì, diciamo, la conoscenza, la valorizzazione all'interno di questo piccolo tour di quello che è il territorio contenitore di questa opera d'arte. E il terzo progetto che noi abbiamo fatto è quello in Grecia. In Grecia, dove lì siamo andati praticamente a creare, diciamo, un tour un po' più lungo, quindi di 7 giorni, e abbiamo toccato l'isola di Samos e Atene. In Grecia praticamente noi non è che andiamo a fare nessun tipo di restauro, ma andiamo a realizzare un affresco all'interno di una chiesetta ortodossa. Se vogliamo far vedere il filmato di queste cose di cui hai parlato, così può Sì, essere sì, carino. sarebbe interessante, sì, perché Ok, così magari ce lo vediamo. commenti in modo tale che così continui a raccontare le vostre esperienze. Vai. Sì, ditemi anche se magari non sono abbastanza chiara, cioè perché io non sono abituata a parlare così. Facciamo le domande, sì, non ti preoccupare, vai. Mi fanno domande, ecco, comunque queste slide, vedete, queste ad esempio sono le Marche, ecco, lì abbiamo gli affreschi che abbiamo visto un attimo, questo è il castello, ecco, questi sono gli affreschi all'interno del castello e questa è la nostra scheda, ecco, praticamente delle Marche, il castello di Belvileto, nella zona di Pieve Bovigliana. Il nostro progetto nasce, è quello a Grecia. Come vi dicevo, il nostro progetto nasce in maniera particolare perché vuole valorizzare il bene culturale. Intorno al bene culturale creiamo il tour, ma diciamo, l'oggetto di partenza, il punto di interesse rimane sempre ed esclusivamente il bene culturale che noi andiamo a scegliere. E andiamo poi chiaramente a recuperare. Questo bene culturale, vuol dire, poi viene anche in qualche maniera presentato, divulgato, visto, visitato anche in seguito alla chiusura dell'intervento di restauro. Quindi diciamo che il territorio ne ha sempre un ritorno favorevole perché il turismo resta. Rimane, cioè, nel territorio. Bene, allora io direi subito di partire con un sondaggio, ne faremo due o tre. Adesso sono due o tre domandine che ci consentono di conoscerci. Tra l'altro, sono molto contento che oggi ci sia un pubblico variegato fatto da guide turistiche, da tour operator, da amministratori di enti locali e altri che non si sono meglio identificati. Allora, noi abbiamo il sondaggio, è molto facile, dovete rispondere a una o più domande a seconda del tipo di sondaggio. Partiamo con il primo, e avete lo stretto necessario come tempo per poter rispondere e poi condivideremo insieme i risultati di questi sondaggi. Quindi, perché ti incuriosisce il progetto Italia Turismo Arte? Potete scegliere una di queste risposte, potete già iniziare a rispondere quando più o meno vedo che tutti quanti sono stati coinvolti dal sondaggio, avremo modo di vedere il risultato. Siamo a più della metà dei partecipanti e mi sembra che stiamo venendo fuori delle risposte molto interessanti e adesso vediamo alla fine cosa viene fuori.
lo condivideremo insieme. Spero che sul vostro video vi appaia poi il risultato. Quasi tutti hanno risposto, molto bene. Ancora 10 secondi, poi chiudiamo il sondaggio per passare a un'altra domanda, poi vedremo i risultati. Mi sa che hanno votato quasi tutti e quindi chiudiamo questo primo sondaggio e vediamo di condividere i risultati, perché mi sembrano molto interessanti. Una metà di voi è interessato a capire come creare una rete locale per valorizzare l'arte, mi sembra un obiettivo molto molto importante. E poi anche più o meno allo stesso livello il tema di creare un evento turistico che abbia come contenuto il restauro, in questo caso l'arte, ma come vedremo può essere una realtà enogastronomica, può essere una realtà di tipo naturalistico, un'esperienza culturale, storica e così via. E quindi poi lavorare nel settore arte e restauro proprio nello specifico. Bene, vediamo allora di fare un altro sondaggio molto brevemente. Vi ringrazio per la partecipazione. E allora, ancora un'altra domanda che mi sembra molto interessante. Pensi che nel tuo territorio si possano realizzare progetti simili? Visto che il 50% di voi indicava appunto quello di poter fare rete sul territorio come leva per poter tentare di realizzare progetti, beh, siamo quasi tutti coinvolti nella risposta. Vediamo un pochino, ancora qualche secondo e chiudiamo il sondaggio. Qualcun altro deve votare? Mi sembra che l'hanno fatto quasi tutti. Bene, chiudiamo il sondaggio. Mi sembra che mi fa molto piacere perché c'è un'area di positività che è quella che ci vuole, e allora l'86% di noi dice di sì, e c'è una parte residuale che dice di no, forse, e sarà importante durante il dibattito evidenziare quello che evidentemente i nostri amici individuano come criticità ostative per la realizzazione di progetti simili. Io ringrazio ancora tutti. Vediamo un pochino ancora un ultimo sondaggio. Ritieni che ci siano nel tuo territorio beni culturali da valorizzare capaci di attrarre un pubblico nazionale ed internazionale? Perché abbiamo detto che lo scenario non può che essere mondiale e ci sono flussi di turismo internazionale che vedono l'Italia come la patria della cultura e dell'arte. Quindi la grande sfida, come vedremo, per tutti quanti noi è quella di valorizzare non solo località tradizionalmente note, classiche che sono Roma, Firenze e Venezia, ma tutta una serie di ricchezze, tra virgolette, minori che possono collegarsi ovviamente ai tour principali dei nostri interlocutori internazionali. Bene, chiudiamo il sondaggio, più o meno tutti hanno votato, qualcun altro, e anche qui mi sembra che tutti quanti noi riteniamo che ci siano assolutamente beni da restaurare, da valorizzare e da far fruire a un pubblico potenzialmente infinito di turisti, di viaggiatori, a livello nazionale che a livello internazionale. Bene, grazie. Un commento tuo su questi risultati. Ringrazio ancora tutti per la collaborazione. Che dici? Che impressione hai avuto? Sono risposte che sicuramente danno, voglio dire, il senso di quello che è il patrimonio artistico e culturale in Italia, e quindi di quello che manca è la sua valorizzazione e fruizione, in effetti, ad un pubblico molto più vasto. Soprattutto, chiaramente, ecco, io l'ho specificato prima, ma noi parliamo di opere d'arte locate in piccoli borghi,
quindi come hai detto tu, non, chiaramente non parliamo di andare a fare questo progetto, né lo abbiamo realizzato, voglio dire, in città come Venezia, Firenze, eccetera, semplicemente perché noi vogliamo valorizzare chiaramente zone dell'entroterra italiano che sono poco, poco conosciute, però hanno un patrimonio che è veramente inestimabile. E quindi ritengo che queste risposte che ho visto siano effettivamente di buon auspicio per continuare il nostro progetto. Ok, vogliamo condividere insieme un altro filmato che ti consente quindi di spiegare un po' quello che state facendo, la possibilità di progetti e iniziative che è possibile attivare proprio mettendo in atto questo felice binomio, oserei dire, turismo restauro, che è, come accennavi nella tua introduzione, anche una grande opportunità di finanziare, che ahimè è uno dei temi più delicati, di finanziare il restauro, la valorizzazione fondamentale ai fini della fruizione per i turisti delle bellezze presenti nei nostri territori. Sì. Vediamo questo breve filmato. Sì, un attimo, vai. Allora, intanto voglio, ecco, specificare che noi questi tre progetti di restauro, Marche, Padova e Grecia, li abbiamo realizzati. Cioè, non sono solo su carta, ma effettivamente noi li abbiamo realizzati. Cioè, quindi stiamo restaurando, abbiamo anche in un caso finito il lavoro di restauro, che è quello di Padova. E quindi abbiamo realizzato il tour, abbiamo creato, diciamo, tutto quello che è l'incoming intorno al tour, la promozione, eccetera, e anche chiaramente il restauro. Quindi non sono progetti, diciamo, che sono rimasti sulla carta. Il nostro, infatti, progetto è un progetto che possiamo replicare in tutti i comuni, in tutte le regioni, anche nazioni, perché come vi ho fatto vedere l'abbiamo realizzato anche in Grecia, e su tutte le varie tipologie di opere d'arte. O manufatti che sono, voglio dire, di diverse tipologie che poi andranno per il restauro. Ecco, Sono adesso venuto infatti a vedere qualcuno adesso e tu puoi continuare a commentare. vi volevo invece proprio parlare, entrare, vabbè, fino adesso ho spiegato un attimino quello che abbiamo fatto in passato. Ecco, questo ad esempio è una tavola del Raffaellino del Colle che riguarda il nostro curriculum, cioè i nostri lavori eseguiti a Perugia, in Umbria. Ma adesso io invece vi volevo parlare di quello che è praticamente il nostro, di quelli che sono i nostri progetti futuri, perché praticamente il nostro, questo modo di operare, di proporre il nostro progetto, soprattutto agli enti pubblici, sta andando avanti e sta ottenendo abbastanza successo e consenso da parte soprattutto degli enti pubblici, ma anche enti privati o privati stessi. Allora, ecco, scusate, io ogni tanto perché mi distracco e non vedo le slide. Ecco, questa è Padova, ecco, infatti è la tela che abbiamo restaurato, questo è il dopo restauro, e il prima, e poi avete visto un attimo la scheda, ecco, questo è il prima, e la scheda relativa al tour che abbiamo creato. Ecco il tour, ecco questo, presenta Camura a Padova, il restauro dei dipinti, il turismo salva l'arte.
Questo tour riguardava praticamente la visita, era di 3 giorni, come anche quello delle Marche, e riguardava quindi la visita al nostro cantiere di restauro, nostro laboratorio, scusate, di restauro, più la visita ad una villa particolare, più c'erano delle cene in location un po' atipiche, insomma. Sono tour un po' diversi dal solito, non è il classico tour creato per il turista. È un tour che tende, come ho già detto, a valorizzare il territorio e le tipicità, partendo chiaramente dall'arte, dall'opera d'arte. Questa ecco, è la scheda delle Marche, e poi e anche le Marche qui, quindi abbiamo il castello e gli affreschi, e anche le Marche, un tour che dura 3 giorni. Invece quello della Grecia non è questo, Ettore, è un'altra scheda. Eccolo qua. Benissimo, grazie. Questo invece della Grecia è un tour che abbiamo scelto di fare in 7 giorni. Chiaramente valorizzando l'isola di Samos, Atene, la visita poi cioè ad Atene, e all'interno sull'isola di Samos, nei 4 giorni di visita all'isola di Samos, c'era anche questa realizzazione praticamente di un affresco. Cioè un nuovo affresco all'interno di una chiesetta ortodossa posizionata sull'isola. E quindi una cosa molto particolare. E questo tour durava 7 giorni, anziché Mi tre, chiaramente. sembra, Grazia, che sia veramente interessante. Vi posso raccontare come i turisti diventano protagonisti e fanno proprio l'esperienza con voi, per quello che è possibile, a seconda dei casi, di restauro, di partecipazione, direi in diretta alle attività, alle fasi che svolgete voi direttamente o che in alcuni casi possono vederli protagonisti. E fare delle parti semplici. Questi sì sono protagonisti non solo del restauro dell'arte, ma soprattutto sono protagonisti perché, scusate se sembrerò venale, ma finanziano. Quindi, cioè parte del costo del pacchetto viene investito in quello che è, ecco, la novità del nostro progetto, viene investito nel restauro dell'opera oggetto del pacchetto. E grazie alla legge italiana, ecco che il turista praticamente può detrarre il 50% del costo dalle tasse. Questa è la Questo nostra. poi ce lo spiegherà nell'ultima parte della nostra chiacchierata. Ve la spiego nella parte dove si parlerà, insomma, proprio della parte più del fundraising, cioè della ricerca di fondi Io e delle direi a questo attività. punto, mentre avvio un'altra serie di domande con il nostro sondaggio, chiedere a chi vuole intervenire di prepararsi. Quindi alzando la manina per intervenire, se ha da fare delle domande, ovviamente pregherei di essere estremamente sintetici, domanda secca, ovvero di fare delle brevi considerazioni a vantaggio di tutti quanti. Vedo che si è iniziato a prenotare qualcuno, facciamo un paio di domandine e poi do la parola in ordine di apparizione. Allora, iniziamo questo sondaggio. Ritieni di poterti attivare subito nel tuo territorio per realizzare esperienze simili a quelle che hai avuto modo di conoscere sinora, che Grazia ci ha raccontato. Ovviamente potete scegliere più di una, mi sembra, e qui sì, no, se dipende da voi o se dipende da fattori esterni, magari alla volontà, alla disponibilità, alla competenza nostra. Bene, mi sembra che stiate man mano rispondendo, diamo qualche secondo ancora a chi deve riflettere. Mi sembra che ci stiamo avviando un po' alla risposta da parte di tutti. Questo è anche un altro dato che sta emergendo molto interessante. Vediamo, c'è qualcun altro
Penso che abbiano votato quasi tutti, chiudiamo il sondaggio e condividiamo i risultati. Ecco, anche questo è un risultato da commentare, da valutare insieme. Sì, un 24%, un 6% no, dipende da una valutazione mia personale, qui c'è una componente personale che sarà importante valutare, ma la risposta interessante anche è che più della metà della possibilità di realizzare queste esperienze nel nostro territorio dipende da fattori a noi esterni. Vedremo magari di evidenziare quali sono. La domanda successiva probabilmente ci aiuta a capire anche quali sono le persone con cui possiamo realizzare insieme progetti di questo tipo. Potete selezionare una o più delle seguenti risposte, cioè amministratori locali, esponenti di associazioni, artigiani, operatori turistici. Possiamo andare con il sondaggio. Bene, man mano state rispondendo. Molto bene. Anche qui i risultati ovviamente ci consentono di ragionare meglio su qualche provocazione, qualche linea di lavoro che abbiamo cercato di lanciare con grazia, e penso che più o meno tutti abbiano risposto. Se chiudiamo il sondaggio, andiamo alla scoperta del risultato, che in un qualche modo mette in evidenza quello che abbiamo, anche un po' grazia tra le righe, avuto modo di dire, e cioè che c'è bisogno del concorso di tutti, una forte probabilmente. I protagonisti, quelli che devono spingere in un qualche modo nella realizzazione di queste iniziative sono esponenti di associazioni, gli operatori turistici più direttamente interessati, ma inevitabilmente una parte, un coinvolgimento deve essere dato da amministratori locali e dagli artigiani, dal tessuto produttivo locale, nella fattispecie nostra. Dai restauratori, da professionisti del settore dell'arte, della valorizzazione dei beni culturali. Bene, e allora qualcuno si è prenotato? Diamo la parola a Maurizio D'Avoglio che è intervenuto per primo. Buonasera Maurizio, prego. Maurizio? Pronto, mi sentite? Sì, buonasera, da dove ci ascolti? Bene. È da Reggio Emilia. Bene. Io volevo qualche dettaglio maggiore sugli aspetti tecnici, cioè sul fatto che il partecipante partecipa finanziariamente, per questo è il primo aspetto, in che misura, insomma, paga per realizzare una esperienza personale, insomma. E l'altro è se effettivamente riesci anche a partecipare attivamente al lavoro, seppure nei limiti che si possono ragionevolmente prevedere, oppure se si limita ad assistere e guardare i restauratori. Ok, ti ringrazio molto. Raccogliamo qualche domanda e poi a Grazia le risposte. Allora, si è prenotata Laura Genovese, prego, può intervenire e poi a seguire Simone. Laura? Laura, ci sei? Vediamo se si collega Simone. E do la parola allora a Luisa. Prego Luisa. Gli altri Buonasera, buonasera, grazie. Io sto parlo. chiamando da Genova. Buonasera. Buonasera. Volevo sapere, come prevedete, avete già previsto un modello di esportabilità di questo vostro format di intervento anche su altre regioni? Come stabilite le collaborazioni anche a livello, sopraregionale? Grazie. Grazie Luisa. Non so se Laura riesce a intervenire. Laura Genovese aveva chiesto di intervenire.
anche Simone, però vedo che l'audio non gli funziona. Laura, intervieni? Va bene, vuoi iniziare a rispondere grazie a queste prime domande? Sì, allora rispondo a Maurizio di Reggio Emilia. Allora, finanziariamente il turista partecipa con una quota che gli viene praticamente aggiunta all'interno del pacchetto. Quindi è molto semplice, una quota chiaramente. Allora, ogni restauro ha un costo che varia a seconda della tipologia dell'intervento. Posso eventualmente, cioè, spiegarvi come è avvenuto, diciamo, in questi casi che abbiamo già realizzato. Quindi, per quanto riguarda, ad esempio, le Marche, noi all'interno del restauro di questi affreschi, che chiaramente andremo a fare lo svolgimento del lavoro e quindi del progetto del turismo salva l'arte, viene legato al restauro per step. Quindi noi andiamo a fare l'intervento di restauro procedendo per step, quindi per zone, definendo una superficie, ok? Da lì chiaramente noi andiamo praticamente ad applicare quello che è il costo, quindi facciamo il nostro progetto, eccetera. Questo costo poi viene praticamente suddiviso, diviso nelle varie tipologie di modalità di finanziamento. Per quanto riguarda il turismo ed il turista, ecco che al turista viene, praticamente nel pacchetto che viene creato, viene addebitato una quota. Poi l'altra domanda era se partecipa ai lavori. Ci No, sono un'altra domanda di Cosimo Corricciati, se vuole intervenire e poi puoi rispondere. Sì, pronto, si sente? sì. Prego. Niente, io volevo sapere in che modo sarebbe, l'ho pure scritto, sarebbe possibile realizzare un'esperienza del genere sul territorio pugliese? Ok. Pugliese. Ok. A questa domanda mi raccomando, grazie, Allora, ci tengo molto perché io sono qui a Bari che coordino un po' l'attività della stessa Academy, quindi piacere poi di rimanere in contatto con il nostro amico. Ok, allora, grazie Cosimo. fammi finire di rispondere un attimo a Maurizio, perché di Reggio Emilia, perché lui chiedeva anche partecipa ai lavori. Allora, no, il turista non partecipa ai lavori, però vi posso dire, ad esempio, per quanto riguarda l'esperienza di Padova, quindi nel nostro laboratorio di restauro opere d'arte, quindi dipinto su tela, il turista è venuto, ha partecipato, ha visto, ha seguito le analisi fotografiche a luci di Wood, ha partecipato alle analisi IR, quindi ha visto, ha scoperto insieme con noi quelle che erano le ripinture, i rifacimenti, i ripensamenti, ha visto con la lente da vicino quello che è film pittorico, ha visto come puliamo, quindi da vicino con noi, ha visto come reintegriamo, ma non partecipa, anche perché si presuppone che il turista non è un tecnico, quindi non può intervenire su un'opera d'arte. Questo è. Però partecipa nel senso che attivamente scopre con noi quelle che sono le fasi operative, quindi lo stato di avanzamento, quello che come noi operiamo. Ok? E devo dire, devo insomma, vi voglio anche informare che erano molto, molto, molto contenti, soprattutto un gruppo di inglesi che abbiamo avuto, erano entusiasti, soprattutto quando hanno visto con l'analisi di Wood quello che c'era sotto il dipinto, che praticamente ad occhio nudo loro non, no? Non vedevano. Poi l'altra domanda era. Abbastanza simili quelle di Cosimo e Luisa. Ah sì, nel senso come possiamo realizzarle in altri il modello. Ecco, su questo vi posso dire come. È una domanda al quale potrei già rispondervi.
adesso, diciamo, nel terzo step della spiegazione del nostro progetto, cioè quello che noi stiamo facendo e come stiamo realizzando i nuovi progetti di intervento di restauro collegati al turismo, che sono di restauro su diverse tipologie di manufatti, dalla carta all'archeologico, all'opera d'arte moderna, fino, voglio dire, in territori, scusate, in regioni diverse, regioni e anche nazioni diverse, perché, come vi ho già detto, ci siamo anche allargati, stiamo operando in Grecia. Quindi, non so se ho risposto, Un attimo all'opportunità dell'art bonus, a cui di cui hai parlato prima, ma adesso appunto c'è la possibilità di condividere un po' meglio questo tipo di discorso. Io posso mettere in pista la Adesso, slide. se tu mi fai, allora, non lo so se sono stata abbastanza esaustiva nelle risposte, se hanno altre domande da farmi, io benissimo, Poi sono al termine di disponibilissima. quest'ultima tua presentazione riapriamo il dibattito anche per entrare nel vivo appunto dell'operatività. L'art Quindi adesso bonus. parlo della, diciamo, ecco, quello che è, diciamo, il terzo step di questo webinar, cioè la parte del finanziamento, diciamo, delle opere d'arte che noi andiamo a presentare all'interno di tutto un progetto. Quindi noi ci presentiamo chiaramente col nostro progetto all'ente pubblico o privato e presentiamo anche, diciamo, un piano di finanziamento del progetto. C'è chiaramente all'interno di questo piano di finanziamento anche l'art bonus, quindi, no? L'art bonus, poi c'è il crowdfunding, che è, diciamo, una tipologia di finanziamento che noi abbiamo già attivato per una campagna che abbiamo già attivato su una piattaforma internazionale. E poi ci sono anche finanziamenti europei specifici nel settore dei beni culturali e del turismo, ai quali noi abbiamo già partecipato con il nostro progetto Il Turismo Salva l'Arte. Ecco, allora, questi nuovi progetti che noi stiamo praticamente presentando partono sempre dal discorso del restauro. Si tratta di restauro di opere d'arte di diversa tipologia, quindi ecco, parliamo di, ad esempio, diverse zone del territorio italiano, quindi qui parliamo delle Marche. Nuovamente, quindi Pieve Bovigliana, dove andremo a restaurare praticamente delle opere d'arte moderne. Slide successiva, ecco, benissimo. E dunque, dell'architetto Parnacci, sono opere del 1900, e di cui abbiamo anche delle opere sono esposte di questo architetto all'interno del Museo del Novecento a Milano. Quindi, diciamo, noi andremo, praticamente stiamo lavorando, soprattutto, ecco, in questo caso, stiamo lavorando per la realizzazione, quindi, del progetto tecnico, per l'art bonus e anche per tutte le altre tipologie di modalità per la ricerca dei fondi, ma soprattutto stiamo lavorando con Artes per il discorso, ecco, della promozione e della creazione del tour e quindi della valorizzazione turistica e quindi della realizzazione con Artes del nostro progetto Il Turismo Salva l'Arte. Queste seconde slide che avete visto riguardano invece, ecco, quindi il nuovo progetto che riguarda, di un museo archeologico nella regione di Abruzzo. Quindi abbiamo Regione Marche, Regione d'Abruzzo,
E l'ultima slide dovrebbe riguardare la regione Sicilia. Noto praticamente dove andremo a restaurare, anche lì una cosa interessantissima, cioè un libro antico del 1700 che rappresenta un presepe costruito su diversi piani. Anche lì chiaramente il discorso è, in tutte queste tre tipologie di diversi manufatti, come avete visto, perché si tratta di carta, di manufatti archeologici, quindi vasi, e di opere d'arte moderne, locate in diversi comuni, in diverse zone, diciamo regioni d'Italia, dove noi praticamente andremo a creare lì, oltre all'attività di Art bonus, quindi la ricerca degli sponsor territoriali, lavorando in sinergia col comune e con le attività associative del territorio, andremo proprio lì a realizzare questa nostra nuova forma di finanziamento e di promozione del territorio, del restauro, eccetera, che è praticamente del turismo. Il turismo che interviene, che viene, che visita in qualche maniera il manufatto, entra nei nostri laboratori, partecipa, finanzia il restauro e soprattutto conosce e scopre un territorio nuovo, un territorio che chiaramente si farà, cioè lo faremo conoscere non solo per l'arte, ma soprattutto anche per le diverse tipologie di enogastronomia, natura, eccetera, eccetera. E questo lo faremo con Artes. Cioè, la Grazie. differenza è che mentre i primi tre progetti sono già stati fatti da noi, anche la parte turistica, perché rientravano in un progetto europeo al quale noi abbiamo partecipato, questi nuovi tre progetti, la parte turistica e quindi la parte turistica esperienziale, se ne occuperà Artes. Volevo dire che appunto il ruolo dell'operatore per il turismo esperienziale diventa poi strategico per integrare quello che talvolta non è possibile realizzare, ovvero far mettere mani direttamente sull'opera d'arte, come ovviamente ha spiegato Grazia, è inimmaginabile, con delle attività esperienziali invece possibili all'atere o integrate con le caratteristiche della proposta che si va a fare. Un ultimo sondaggio, poi apriamo un'ultima fascia di domande, in modo tale da essere sforando 5 minuti più o meno nei tempi che ci avevamo ripromessi. Allora, pensiamo che sia possibile promuovere una campagna di fundraising per il restauro e il turismo per un bene artistico del tuo territorio? Pensi sia possibile? Secondo quanto ci è stato proposto anche da Grazia. Quindi anche capire quali possono essere eventuali criticità, sarà utile condividerle se qualcuno vuole iniziare già a prenotarsi per domande o interventi, gli sono grato, le sono grato. Tutti quanti più o meno hanno risposto, chiudiamo il sondaggio, sempre chi vuole intervenire alzasse la manina, condividiamo i risultati. Niente è impossibile, e quindi 0%, difficile 17%, possibile è netta prevalenza, facilmente realizzabile. Quindi mi sembra che, grazie, hai avuto modo di rendere molto chiaro il percorso che può consentire, con la massima collaborazione poi di Italia Turismo Arte e evidentemente di Artes, per i due aspetti, quello tecnico di realizzazione, di progettazione e gestione dei cantieri da un lato, dall'altra di realizzazione dell'esperienza turistica da fare e quindi poi anche, tra virgolette, della vendita dell'esperienza turistica da parte appunto di Artes. Ancora un'ultima domanda e dopodiché apriamo le domande, ulteriori domande di chiarimento o il dibattito, quindi
vi prego di prenotarvi. Avviamo un ultimo sondaggio. Se siete interessati a diventare un operatore di turismo esperienziale per realizzare proposte nel vostro territorio, ovviamente in particolare sui temi che oggi abbiamo raccontato, grazie all'esperienza di Italia Turismo Arte, ovvero nelle altre passioni, come amiamo dire, esperienze da vivere insieme, colgo l'occasione per invitarvi agli altri webinar che abbiamo in cantiere nei prossimi mesi, a partire dal prossimo, che ha come tema proprio la valorizzazione del territorio, il destination management, è rivolto in particolare agli enti locali, proprio cercando di capire quale può essere il ruolo strategico degli enti locali nella realizzazione di prodotti di turismo esperienziale che tutti i sondaggi dicono sia quello che i turisti oggi cercano, perché sono sempre più viaggiatori e sempre più a caccia di situazioni uniche e coinvolgenti, capaci di trasformare una vacanza in un'esperienza da ricordare e da condividere. Il ruolo dei social da questo punto di vista diventa strategico. Beh, molti di voi sono interessati, alcuni ci devono pensare e questo mi fa molto piacere. E allora, se c'è qualcuno che vuole intervenire, altrimenti a grazie a un ulteriore commento. Chi vuole intervenire, ricordo, deve cliccare sulla manina, sull'icona della manina, che è al lato sinistro del pannello di controllo. Non hai fatto vedere il video del crowdfunding, Ettore? Sì, adesso lo facciamo vedere, lo stavo per mettere. C'è qualcuno che vuole intervenire? Condividiamo il video del crowdfunding. Questo è il nostro, è la nostra, insomma, video di crowdfunding, dove noi praticamente abbiamo promosso quello che è territorio, quello che noi facciamo, e soprattutto la realtà di affreschi italiani, in tutto, cioè portare, realizzare gli affreschi italiani in tutte le case del mondo. Questa campagna l'abbiamo fatta partire su una piattaforma internazionale e insomma ha avuto un buon successo. Ecco, questo praticamente è un modo di fare, di finanziare, di raccolta dei fondi anche per quanto riguarda il restauro e la conservazione dei beni culturali, che noi in alcuni casi insomma abbiamo proposto e inserito nel nostro piano di fundraising quando andiamo a presentare chiaramente il progetto. Bene. Grazie, non so se vuoi lanciare un messaggio, soprattutto quanti sono interessati a proseguire un lavoro, ad attivarsi come nella stragrande maggioranza dei casi hanno dichiarato nel nostro sondaggio, nel poter realizzare esperienze analoghe nei loro territori. Sì. Allora, a me piaceva anche rispondere alle domande che avevano fatto, diciamo, i partecipanti inizialmente quando si sono registrati, no? Soprattutto la domanda di Muriel, mi sembra, spero di aver scritto bene, che chiedeva se c'erano delle modalità diciamo, progetti, finanziamenti per fare delle cooperazioni, no? A livello extra, diciamo, europeo. Muriel mi sembra che scrivesse dalla Spagna. 98. Io direi che ci sono i progetti europei, quale cioè, la possibilità di creare delle cooperazioni, e il progetto che noi abbiamo realizzato con la Grecia rientra in questa tipologia di
praticamente un progetto che riguardava una legge particolare, un bando particolare europeo, al quale noi abbiamo partecipato e abbiamo scelto come partner la Grecia. Quindi, ovviamente, se Muriel fosse interessato, potrebbe mantenere il contatto insomma, con noi, con Artes, e fare insieme con lui eventualmente un progetto che si possa realizzare. Grazie. Molto bene, e allora io lancio un'ultima slide anche con i riferimenti per chi vuol continuare un incontro. Colgo l'occasione per ringraziare te e tutta la vostra associazione del lavoro che avete fatto e della testimonianza che ci avete offerto oggi di come sia possibile poter realizzare delle esperienze per turisti che attraverso opere di restauro e di valorizzazione del nostro patrimonio artistico in generale. L'incontro con Italia Turismo Arte, come anche ha detto Grazia, è l'occasione per noi di Artes di lavorare insieme a questi obiettivi. E loro, come dicevo, con le competenze sui cantieri e mettendo in campo tutta la loro passione, da parte nostra la formazione degli operatori che hanno la possibilità di essere preparati su come realizzare questo spettacolo, questa esperienza da condividere insieme con i turisti. I riferimenti per Italia Turismo Arte sono quelli che vedete qui. Per quanto riguarda noi di Artes, che vi ricordo abbiamo tutta una serie di iniziative anche in collaborazione con Assotes, che è l'associazione degli operatori per il turismo esperienziale, il riferimento è sui nostri siti e quindi la slide successiva qui, Artes Experience for You, ci trovate facilmente sulle pagine web. Il mio riferimento per chi volesse rimanere in contatto è ettore.ruggiero@assotes.it. Grazie, un saluto affettuoso, un ringraziamento da parte di tutti quanti noi, mi auguro anche a nome dei partecipanti a questo incontro, un saluto e speriamo di poter continuare a lavorare insieme. Noi siamo molto felici di poterlo fare con nuovi compagni di avventura. Grazie a tutti, buona serata. Ciao, ciao, saluti a tutti. Alle 9:10 arriva, io lo so che ti vai a prendere. Alle 9:10.